Vedi, questa è la mia famiglia, questa è la mia mamma e questo è il babbo. Questi hanno fatto 5 figli. Grazie a Dio ancora tutti viventi. Io sono il più piccolo e ho 82 anni. Là sopra sono i genitori della mamma. E queste sono tutte foto che io devo fare, ricostruire bene, perché è un bel ricordo da avessi della mamma e del babbo. Mio padre pure è stato sempre una persona, un gran lavoratore, come sto diventando io. Lui ha fatto pure la guerra, la famosa guerra mondiale del 15-18, ha fatto proprio una vita. Però ecco, oggi come oggi si è trovato a formare, che l'ha lasciato al suo padre, a funzionare una grande ditta come noi. Yeah. Ora andiamo visitando un frantoio che ha 180 anni. Io sono la quarta generazione, poi c'era mio padre, mio nonno e lo sbinonno. Adesso andiamo qua in questo frantoio dove lavoravano tutti manualmente. Qua ci lavoravano, per questo frantoio lavoravano 10 persone. E questi sono tutti attrezzi vecchi, tutte cose. Vedete, le olive venivano gettate da qua sopra, li prendevano quei cesti, poi li mettevano qua dentro a questa macina e giravano a mano e schiacciavano le olive. Poi prendevano questi fiscoli, che questi in Italia sono diventati l'unico che ancora è capace a fare queste cose qua. Prendevano la pasta frantumata con le mani, la mettevano qua dentro, quando era pieno, alzavano questa pasta qua, questo oggetto qua, l'alzavano e lo mettevano sopra. Poi quando erano pieni 4, pieni 10, 11 circa, girando, qua usciva fuori acqua e olio e andava dentro a questo mastello, che a sua volta veniva scaricato qua dentro a questo qua i rami. Lo lasciavano fermo circa un'ora, un'ora e mezza, tre quarti d'ora, secondo com'era. L'olio, essendo più leggero dell'acqua, veniva in superficie per mezzo di questo aggeggio qua, chiamata la sfoglia. L'olio che veniva in superficie sotto rimaneva l'acqua. Poi prendevano questa qua e sfioravano l'acqua, levavano tutto l'olio e lo mettevano dentro a quei barili in legno, fino a che arrivavano all'esaurimento dall'acqua all'olio. Poi l'acqua la buttavano dopo per le foglie, per queste cose qua. Questa è pure, c'ha tanti anni, perché questa è originale proprio, come è originale la macina e questa pressa. Sì, guardate, queste qua, no? Vedete questo giro qua? Questo è di 1874, firmato e tutto. Oh, e queste sono tutte bilanci dell'antica. Prima era questa bilancia qua, poi veniva quest'altra qua, poi il bilancione, questo qua è tipo bilancione, poi questa qui era la bascola. Queste erano tutte attrezzi che c'erano sempre quelli 150-160 anni fa, si faceva. Vedi, come quelle foto là che c'erano 150 anni circa. Lavoravano in quel sistema, vedi, qui facevano le corde, sempre in questo locale, in questi locali qua, capito? Prima facevano le corde, con queste matasse di cocco, queste fibre di cocco dove ci facevamo anticamente e facciamo tuttora, per i musei, i famosi viscoli a saccocci, come quello che abbiamo lassù, com'è, come quelli là pure, vedi? Portiamo un esempio, queste manco facevano le scarpe, per consumare mettevano l'aiuta legata con lo spalle e facevano e lavoravano, però c'era più familiarità prima di tempi, capito? Quindi, è una bellezza questa qua, perché uno ci mette passione. Poi vedete quella foto là è una parte delle persone che lavoravano qua, questa è una parte delle persone che lavoravano qua, meno che questo che era il zio, mio fratello, la nonna, mio padre, questo piccolo ero io, questo. Questa è una foto che ha 78 anni precisi, 7-8, 70 anni precisi, perché io ci avevo qua 4 anni. Oh, vedete questo qua? Questo è stato campione mondiale, sì, campione italiano di pugilato, questo operaio.
Questo è il famoso Gigetto Malè, che gli hanno intestato, gli hanno nominato pure il Palasport Malè. Questo c'ha pure una storia. Questa è una parte dell'operaio che lavorava in questa ditta, con il babbo, con i nonni. Questo è un tornio dove ci si facevano i rotoli. Che sono i rotoli? I rotoli sono questi, vedi, sono rotoli messi già in posizione. Questi sono i rotoli in legno dove ci si metteva dentro la canapa o il cocco, la fibra di cocco, girando per mezzo di una ruota, e poi dopo lo vediamo là, è proprio come una ruota restaurata che è molto antica. E con questi ci si fecero delle corde, addirittura un pezzo di corda dei tempi quando l'hanno girato qui a Viterbo l'armata Brancaleone con Vittorio Calma del 1966, che poi queste qui, vedi, si vedono queste foto, quelle corde che ho fabbricato io e il ponte che ho fabbricato io con queste corde di canapa, cioè di cocco. Infatti questa è stata girata nel 1966. Ecco, qui vedi c'è scritto dell'antica fabbrica di Fisco di Mario Matteucci. Solo che io sono riuscito a mantenere questa roba qua. Queste erano tutte pali che si mettevano in fondo. Quando uno faceva le corde ci si legavano. Queste prima io le prendevo su con molta facilità, invece adesso mi devo fare i muscoli, capito? Allora, prendendo un ciuffetto di canapa, la mettevano queste rotole, la mettevano qua dentro, poi facevano un operatore, girava, piano va su, ecco, si filava la canapa, piano va su, se no rispacca quello, vediamo. Ecco, via. Ecco, come si fanno dei fili di canapa. Ecco, vedi, questa è tutta canapa filata. Poi quando erano tre fili, come queste qua, tre fili come questi, si mettevano in tre rotole, uno, due, tre, e si formavano le corde. Ecco, questi sono tre fili che sono legati là sopra a quei rotoli. Tieni questo. Girando la corda sopra, si mette questo qua, no? Girando la corda sopra, girando quella ruota sopra, gli dà la torsione, con questo cammina, dai, che è appilata qui, cammina e fa la corda, vedi? E forma la corda, dando la torsione, ecco, dandogli la torsione, ecco, questo qua si forma la corda. Si possono fare corde piccole, corde grosse, addirittura si filava la canapa pure per fare le lenzuola qua, in questo sistema qua. Io ho la passione, io non butto mai niente, perché se sta un'oretta alle parecchie persone, buttano sta roba, butta, distruggi sta roba, invece io sono sempre, metto, ho messo sempre da parte tutto, tutto, magari l'ho messo dentro a quelle famose cantine. Però dopo quegli anni, piano piano, dico, voglio mettere su un museo. E ho messo su, avendoci tutti questi attrezzi, ho messo su un bel museo. E qua ci vengono da tutto il mondo. Parliamo, io c'ho pure le mele fatte di ringraziamento dall'Oceano Indiano, veramente, dall'Oceano Indiano, dall'Argentina, da tutte le parti del mondo. Ultimamente sono stati pure in Filippine.